Oggi prenderemo in esame il pensiero di Jean-Jacques Rousseau ed in particolare l'aspetto, la pars destruens, per così dire, della sua riflessione. E cominceremo dal primo scritto di Rousseau, il Discorso sulle scienze e sulle arti, che venne pubblicato nel 1750. E venne scritto in occasione di un bando dell'Accademia di Digione che aveva come titolo Se le scienze e le arti avessero contribuito a migliorare i costumi degli uomini, della società, cioè a migliorare il livello morale. A questo quesito Rousseau risponde negativamente e si mette contro la squadra dei filosofi, cioè degli illuministi, quindi Voltaire, D'Alembert, Diderot, i quali erano impegnati nella pubblicazione dei volumi dell'Enciclopedia delle Scienze, delle Arti e dei Mestieri e che ovviamente sostenevano a spada tratta la tesi che invece le arti e le scienze avessero contribuito non solo al benessere materiale degli uomini, ma anche alla loro elevazione morale. E quindi questo scritto di Rousseau suona alle orecchie degli illuministi come una vera e propria provocazione. Ma perché Rousseau pensava che le scienze e le arti non contribuissero al miglioramento dei costumi, della morale degli uomini? Beh, perché sostanzialmente gli diceva che esse erano generate e derivavano dai vizi degli uomini e quindi non potevano far altro che alimentare questi vizi. Facciamo un esempio molto semplice. Rousseau dice, ad esempio, che la fisica deriva dal vizio della vana curiosità. Le scienze in generale derivano dall'ozio, perché uno studioso può occuparsi delle scienze in quanto ha già risolto in qualche modo i problemi della sussistenza, in quanto per esempio possiede una rendita che gli consente di dedicarsi appunto allo studio e alla ricerca scientifica e così via. Pensiamo naturalmente agli intellettuali, ai filosofi, ai ricercatori dell'epoca che provenivano dalle classi agiate, pensiamo alla Francia di quei tempi in cui appunto chi si poteva dedicare alle professioni intellettuali spesso erano persone provenienti dalle file della nobiltà o della borghesia che avevano risolto il problema della sussistenza. Quindi non avevano bisogno di lavorare, no? Per vivere. In questo senso Rousseau, appunto, diceva che le scienze, no? Derivavano dall'ozio, che non è certamente una virtù. Facciamo un altro esempio. Le arti, dice Rousseau, derivano dal lusso. Il lusso non è certamente un aspetto positivo dal punto di vista di Rousseau. Il lusso, anche diciamo nel pensiero, no, degli antichi filosofi, spesso veniva bollato come un vizio, come una degenerazione della compattezza morale di una società. Quindi le società che vivevano nel lusso, gli stati, le nazioni, che a un certo punto si lasciavano andare a questi vizi, no? Lusso, la dissolutezza, eccetera, eccetera, erano società in via di decadimento. E ancora continua Rousseau, per esempio, l'eloquenza, la retorica deriva dall'ambizione, dall'odio, dal risentimento.
e le belle arti derivano dalla vanità, no? Le stesse arti del vivere civile, quindi il galateo, pensiamo alle buone maniere, no? Che è qualcosa di artificioso. Sono per Rousseau appunto non tanto un elemento di progresso morale, ma semplicemente un rivestimento ipocrita della vera natura dell'uomo. Quindi Rousseau accusa in un certo senso anche la società del suo tempo, la società brillante del suo tempo, i salotti, no? I circoli degli intellettuali o dei nobili. E dicendo, beh, queste persone si comportano sempre allo stesso modo, seguendo un'etichetta, seguendo le buone maniere, uniformandosi a dei modelli di comportamento dietro i quali però si celano le vere passioni, i veri istinti, ciò che veramente gli uomini pensano in cuor loro, ma non manifestano esteriormente. Quindi sostanzialmente, ecco, le arti, le scienze, no? L'etichetta. Sono segno di decadenza, sono sintomi appunto di decadenza morale e non certo di progresso morale. E qui c'è un importante, ecco, motivo che Rousseau sottolinea con vigore, e cioè il motivo della distinzione tra essere ed apparire. Ecco, nel mondo civilizzato conta più l'apparire, l'apparenza che non l'essere. Il mondo civilizzato è sostanzialmente un mondo di finzioni, un mondo piuttosto ipocrita, nel quale tutti si comportano allo stesso modo, seguendo, diciamo così, l'etichetta, le norme del buon comportamento, ma non rivelano il loro vero essere, non rivelano, diciamo così, quella naturalezza dell'essere umano che invece viene in un certo senso tenuta nascosta in maniera ipocrita, no? Quindi l'ipocrisia non può essere certamente considerata da Rousseau come un elemento di moralità. La finzione, la falsità, il dissimulare quello che si pensa veramente, i sentimenti che si provano veramente. Questo elemento, più che un elemento di civiltà, è per Rousseau invece un elemento di decadenza morale. Lo stesso discorso, quindi, abbiamo visto, si può fare anche per le scienze, che sono, appunto, derivano dalla vana curiosità, dall'ozio, no? Dalle arti, che alimentano il lusso, quindi alimentano degli aspetti deteriori dell'essere umano e della società. Questa polemica contro le arti e le scienze non era una novità. Ecco, Rousseau non dice niente di nuovo, riprendeva dei motivi antichi della riflessione degli stoici, dello stesso Platone. Platone nella Repubblica si scaglia contro le arti imitative, in quanto appunto in un certo senso vengono accusate di essere un po' responsabili dell'infiacchimento morale di un popolo. Lo stesso Rousseau richiama la contrapposizione antica tra Sparta ed Atene, no? Atene, che è una città colta, la patria della filosofia, delle belle arti, eccetera, eccetera, ma è una città sostanzialmente decadente dal punto di vista delle virtù belliche, delle virtù militari, del coraggio, della lealtà, dell'amor di patria, tanto è vero che perde lo scontro con Sparta. Sparta invece, che bandisce da sé gli scienziati, gli artisti, e non vuole saperne di tutte queste raffinatezze connesse alle belle arti, eccetera, eccetera, la ruvida Sparta, invece, viene apprezzata da Rousseau in quanto appunto educa i suoi cittadini alle virtù civili e fa dell'uomo un essere morale, coraggioso, pronto a sacrificarsi per la patria e dunque per il bene comune, immune da tutti quei vizi e la corruzione morale che invece albergavano in Atene
che sostanzialmente porteranno poi alla sconfitta della città greca. Ecco, ci fermiamo qui e poi continuiamo in un altro video il nostro discorso.